Incontriamo in astrale.
rovesciato il mondo. Supponete di essere importanti per il paradiso. In verità, l'accesso al paradiso è molto più facile ai folli che ai leprosi morali. Che differenza esiste tra la vita e la morte? Che differenza fra il sogno e la realtà? Conoscete qualcosa oltre il vostro vettore? Insegnerò brutalmente la dottrina del suicidio dell'animo, della contraccezione. Voi che credete che la vostra procreazione sia fondamentale, siete gli evidenti rifiuti della creazione, ritornando ancora alla semplicità primordiale per desiderare, diventare e realizzare. Ma non esistete ancora, avete confuso il tempo e l'ego. Pensate di dominare lo sperma sentimentalmente, negate la sessualità con un'etica appariscente, vivete con il massacro, pregate i pioti più grandi di voi. Onesta era Sodoma, la vostra teologia era una buca colma di fango e di parole intelligibili divenute morale. Maledico i vostri comandamenti per provocare goderni i vostri latrati, il digrignare dei vostri denti. Siete dovuti rinascere milioni di volte. Abitate in mucchi di letame, i vostri luoghi di gloria sono ospedali, posti fra cimiteri, cani che divorate il vostro stesso vomito. Siate voi brutti, maledetti. Maledetti coloro che credono nella resurrezione, maledetti coloro che supplicano l'amore maledetto. Il vostro desiderio è il vostro Dio e la vostra maledizione. Poiché io sono il tuo iconoclasta.
l'oblio che la cela. Quest'angelo femmina che marciava senza paura sulle rive dei laghi sonori, dove gli zeffiri si bagnano. Vedi come bianco tocca come freddo, lo sai che puzzare pieno di vermi che frisciano. We'll be right back.
guarda e presiede. E tutti esclamano: salute al primo vigila, re dei re del niente. Sogno
vento del vano si smarriva il loro spirito assetato di mistero divino. Nessuna entità di cui aver timore direbbe più io voglio, dalla bocca di un prete alla folla infedele. Nessuno toglierebbe più né figli né asfodeli per ornare gli altari o per infiorare le tombe. Sparsa i brandelli andrebbe sottoterra a marcire con la carne umana. Addio agli spirati e una voce